Un ragazzo ucciso da un proiettile vagante, più di 120 feriti, 71 solo a Napoli e poi auto incendiate ed atti di vandalismo. Napoli saluta il 2009 con queste immagini scioccanti che la fanno assomigliare sempre più a Gaza e a Baghdad piuttosto che ad una città europea. È questo il bilancio delle follie di San Silvestro. La vittima è Nicola Sarpa, avrebbe festeggiato 25 anni tra un paio di settimane se a mezzanotte un balordo non gli avesse trapassato il cervello con un proiettile vagante. 5 dall'alto. 5 dall'alto. A trovarlo riverso sul balcone in un lago di sangue è stata la madre. I soccorsi sono stati immediati, ma arrivato al pronto soccorso del vecchio Pellegrini i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Gli investigatori cercano il balordo che ha sparato. La polizia scientifica ha trovato in strada decine di proiettili, ma nessuna traccia ancora di chi ha sparato. Una notte di San Silvestro napoletana, dove c'è anche chi, come questo giornalista di Canale 9, emittente privata regionale, si è imbattuto in una scena come questa. Fammi vedere un po' che hai fatto. Guardate qua, guardate. Guardate. Niente di nuovo, purtroppo. È un fenomeno questo che si avvera purtroppo ogni anno. A causa di incoscienti che maneggiano armi di questo genere. In effetti, tra i tanti feriti da fuochi d'artificio, solo nel napoletano 4 persone sono state centrate da pallottole vaganti. Fortunatamente, a differenza di Nicola Sarpa, loro potranno raccontarlo. Paolo Chiariello, Sky TG24, Napoli.